non meno cruenta della persecuzione dei lebbrosi è la persecuzione contro omosessuali e comunità rom e gitani. Sebbene infatti che il reato di omosessualità è punito sotto la dominazione visigota con la castrazione già dal VI secolo, bisogna dire che è Carlo Magno ad affermare esplicitamente per la prima volta di volere eradicare il male con ogni mezzo, dando carta bianca ai primi inquisitori. Tra questi si distingue il milanese Pier Damiani, dottore della Chiesa tra i più accaniti difensori del celibato dei preti, che come è noto resta una delle cause non solo dell'omosessualità di molti prelati, ma anche degli abusi sessuali che si verificano da sempre nelle comunità monastiche, come nelle caserme. Del resto era stato lo stesso misogino Tommaso d'Aquino a considerare l'omosessualità testualmente un peccato orribile, peggiore dello stupro, sinonimo di bestialità. Non deve stupire allora se negli statuti bolognesi del 1259 si può leggere che dare ospitalità ad un omosessuale è un reato punito con la pena di morte. Né che in Germania, in Francia, in Svizzera e negli altri ducati e contee del Sacro Romano Impero l'omosessualità sia punita con il rombo. La signoria degli Sforza, in pieno Rinascimento, si limita ad emettere taglie secondo le quali chiunque denuncia un omosessuale può ricevere denaro contante. Nella signorile rinascimentale Firenze vige invece il taglio della mano destra per i recidivi ed il rogo per chi commette il peccato mortale per la quarta volta, mentre nella rivale Siena è in voga la moda dell'impiccagione per i genitali, che sarà abolita solo nel XVIII secolo. D'altra parte, la discriminazione nei confronti dei gay, come delle lesbiche, è una costante nella storia della Chiesa, che non si interrompe nemmeno con il Concilio Vaticano II, e che anzi conoscerà un rinnovato vigore con la salita al soglio pontificio di Joseph Ratzinger. A questo proposito ricordiamo il clamoroso gesto di protesta contro la sua politica discriminatoria da parte del giovane scrittore e poeta siciliano Alfredo Ormani, il quale all'alba del 14 gennaio del 1998 si dà fuoco in piazza San Pietro. Per quanto riguarda la diaspora del popolo gitano, si presume che essa sia iniziata nel subcontinente indiano, da dove si sarebbe poi spostati in Armenia, per sbarcare poi entro i confini dell'impero bizantino intorno al 1200. Successivamente le varie etnie Rom, Sinti e Romanicales, in carovane nomadi, si sarebbero trasferite in tutta l'Europa occidentale tra il XIV e il XV secolo. Qui i Rom subiscono persecuzioni, soprattutto in Romania, dove vengono ridotti in schiavitù, e in Spagna, dove vengono arrestati a migliaia ad opera della Suprema, che non tollera soprattutto il forte attaccamento dei gitani alle proprie tradizioni culturali ed artistiche e la loro vita comunitaria, che l'Inquisizione considera blasfema. Anche in questo caso, come era stato già per gli ebrei e per le popolazioni slave, le persecuzioni delle popolazioni Rom sono il preludio del genocidio perpetrato scientificamente nel XX secolo dai nazisti e tramandato nella memoria orale dei Rom con il termine Poraeimos, ossia la devastazione.